Onorevole, siamo qui in una giornata di mobilitazione dei professionisti per dire no alle liberalizzazioni, ma soprattutto per avanzare proposte concrete al governo. Sì, se posso correggerla, non è vero che dicono no alle liberalizzazioni, perché le liberalizzazioni devono guardare degli argomenti che sono effettivamente ancora chiusi, cioè energia, banche, assicurazioni. Le liberalizzazioni non possono riguardare le professioni perché sono già libere, le liberalizzazioni riguardano argomenti chiusi. I professionisti italiani sono 2.300.000, l'accesso è libero, basta il titolo di laurea, il superamento di un concorso, quindi dare prova di capacità e poi si è iscritti a un albo, quindi vi prego veramente non usate più il termine liberalizzazioni nei confronti dei professionisti, perché è un termine improprio. In Italia ci sono 3 volte i professionisti della Francia e 3 volte quelli della Germania, oserei dire che hanno problemi di reddito, problemi per campare. C'è stata una forte protesta soprattutto nei confronti delle società di capitale con il socio di maggioranza che sia il socio proprio di capitale, non professionista. Secondo lei perché? Perché il professionista esercita un'attività autonoma, libera, indipendente e ne risponde personalmente, quindi non può essere chiamato a esercitare la propria attività professionale agli ordini, al servizio, in dipendenza di una forza di capitale, vuoi banca, vuoi assicurazione, vuoi qualunque tipo di capitale. Quindi il professionista, che per la legge del codice civile è autonomo e risponde in proprio, dovrà sempre avere la governance di una società e non per niente il mio emendamento al Senato prevedeva il capitale solo fino al 25%, il governo l'ha portato al 33%, va bene, però sempre socio di minoranza deve essere, cioè il finanziatore apporta i denari, il professionista proprio il lavoro intellettuale, l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità, ecco perché deve essere sempre in maggioranza. Le professioni rappresentano quasi il 15% del PIL del nostro sistema paese, non crede che ci siano interessi diversi, soprattutto degli industriali, ad entrare in questo mondo? Ma questo diciamo che scopriamo l'acqua calda, sappiamo benissimo che il mondo industriale, Confindustriale, ha sempre cercato di estendere il proprio raggio d'azione all'attività professionale, sostenendo che sempre servizi sono e se li fa un ingegnere li può fare anche un imprenditore. Non è così, semplicemente Confindustria e l'industria ha sbagliato l'impostazione, perché abbiamo una carta costituzionale dove c'è scritto che la professione intellettuale può essere esercitata solo dopo aver superato un esame di Stato e essere iscritti a un ordine professionale, ci sono dei criteri di autonomia e indipendenza rispetto della deontologia che sono molto diversi tra vendere, non so, i rotoli di ferro o fare elettromeccanica e svolgere un'attività di psicologo, di ingegnere che riguardano la vita della gente, quindi la salute, la sicurezza, eccetera. Quindi il capitale ha sbagliato l'obiettivo.